quattro pomodori, quello del Pienolo del Vesuvio, di Corbara, il datterino giallo e il pomodoro antico di Napoli, fior di latte, pecorino bagnolese, olio extravergine e qualche foglia di basilico. E questa è la ricetta di Pomodorosa, la pizza di Davide Civitiello, che si è aggiudicata il contest Pizza UNESCO, l'iniziativa promossa per sostenere la candidatura dell'arte dei pizzaioli napoletani a patrimonio immateriale dell'umanità. La gara, la cui premiazione si è svolta nella splendida cornice di Palazzo Caracciolo, era rivolta esclusivamente a pizzaioli professionisti, i quali hanno presentato le proprie creazioni, che sono state poi valutate da una giuria internazionale composta dal professor Giorgio Calabresi, dai giornalisti Tommaso Esposito e Eleonora Cozzella Allan Bay, dal blogger Scott Wiener e dallo scultore Lello Esposito, che ha scelto all'unanimità il vincitore che rappresenterà Pizza UNESCO Contest al campionato mondiale di Las Vegas. Civitiello ha tra l'altro già vinto il campionato del mondo nel 2013. È un contest lanciato dal sito www.mysocialrecipe.com, primo portale di registrazione e ricette. 140 pizzaioli da quasi tutto il mondo, 10 le proposte selezionate da una giuria prestigiosissima. Unica candidata dalla Commissione Nazionale Italiana UNESCO per il 2016, in caso di esito positivo, l'arte della pizza sarebbe il settimo tesoro italiano riconosciuto, nonché la prima tradizione iscritta connessa a una produzione alimentare. La mia presenza oggi qui è quella, tra poco, del sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris, è per dimostrare la vicinanza dell'amministrazione della città metropolitana a questi eventi, a tutto ciò che è promozione del marchio della napoletanità, non solo a Napoli ma nel mondo. Proprio nel corso dell'happening è stato centrato un altro importante traguardo: le firme raccolte per la candidatura della pizza a patrimonio dell'umanità hanno raggiunto quota 1.200.000. La candidatura a patrimonio dell'UNESCO dimostra quanto Napoli sia forte nella cultura, nelle tradizioni gastronomiche, nella storia, ma anche nella creatività dei nostri pizzaioli, che non mancano di stupire il mondo tra tradizione e innovazione.